bellissima puntata di oggi, eh? È vero. Stiamo per collegarci con il mio grande amico Luigi, portavoce e leader di Perimetro Cubo. Cosa c'è di meglio se non ascoltare veramente la bella musica di Perimetro Cubo. Vediamo se c'è. Già sicuramente sta attendendo la nostra bella chiamata. Vediamo, andiamo tutto in diretta. Pronto? Sei già in diretta, guarda. Eh? Oh, che bello. Sei già arrivato, ma dove eri, Luigi? Dove che eri? Dove che eri, Luigi? Camminavo per casa. Ah, ecco, eri impaziente di collegarti con noi? Ecco. Sì, beh, ho annullato una serie di altri impegni per essere pronto per lo voi. Lo sapevo che tu, insomma, sei uno tra i tanti vicini al nostro progetto. Bellissimo, eh? Adesso facciamo una cosa, tu rimani lì, io voglio fare ascoltare un po' della tua nuova canzone e dopodiché parliamo di come è nata, di come è arrivata, eccetera. Va bene? Allora, sentiamola. Allora, sei scappata, dice. Quando sono stato una pietra spigolosa, tu eri terra. Mi hai saputo ammorbidire prima di lasciarmi andare. Ricordo quando pioggia mi colpivi e non capivo, ero foglia. Ti bevevo e non sapevo, mentre il sole ti asciugavo. Sapevo fossi vita, poi ricordo, sei scappata. Non sapevo fossi vita, sei scappata. Ci sarà un'altra vita, un posto migliore, per fermarsi a capire, per fermarsi a parlare. C'è qualcuno che è scappato e che però stava in cerca di qualcosa di nuovo, di più bello, vero, in questa canzone? Beh, in realtà è una specie di poesia, è nata quasi come una poesia, poi la musica è venuta dopo, sì, che parla un po' di storie e amori che non riescono mai a incontrarsi nonostante si inseguano in eterno attraverso una serie di reincarnazioni, è simbolico ovviamente, quindi poi alla fine il senso diventa che ci si incontra nelle canzoni, cioè le canzoni diventano il posto in cui riusciamo a far realizzare cose che nella vita non riusciamo a concretizzare, e quindi si spera che ci possano essere nuove vite che ci diano la possibilità di vivere con... Sì. È una specie di poesia sul senso delle canzoni come luogo simbolico in cui riusciamo a realizzare le cose che non riusciamo a concretizzare nella vita, e quindi è una storia di anime che si incontrano, cioè che si inseguono per una vita senza riuscirsi a incontrare, come probabilmente capita a tanti di noi, no? Che nella vita magari abbiamo avuto delle situazioni che non siamo riusciti a concretizzare vorremmo desiderare altre vite per poterle mettere in piedi, e quindi diciamo un po' così, un testo abbastanza cantautorale, come penso hai sentito. Assolutamente. Fa parte del nostro secondo CD. Molto molto interessante, tra l'altro, perché poi allora il terzo singolo estratto da questo album, dopo Tipo come quando, che noi abbiamo già ascoltato in un'altra ospitata qui tua, sì, no Luigi? Sì, è vero? Sì, quindi ha visto la partecipazione straordinaria proprio di Beppe Carletti dei Nomadi, naturalmente, e poi c'è anche Il Dubbio, no? Che dà il titolo all'intero album. Oh, ecco, quindi tu hai cominciato nel 2015 con L'ultima ovvietà, è vero? Esatto, sì. È stato il primo album che abbiamo fatto, che ci ha dato belle soddisfazioni, perché sono candidato anche alla Targa Tempo come album d'esordio. Certo. E quindi insomma, deciso di sfornarne subito un altro. In realtà stiamo ancora lavorando a un nuovo progetto, nel senso che stiamo continuando a scrivere, abbiamo già molte canzoni
diciamo, in fase di lavorazione, perché poi il divertimento nostro è soprattutto scrivere, oltre che suonare. Certo, certo, ci mancherebbe. Stiamo andando avanti. Senti, allora, le realizzazioni future già ce le siamo dette, no? Però tu vuoi, insomma, con Pierpaolo, Alessandro, Pasquale e Stefano, no? Sì, sono tutti musicisti assolutamente, diciamo, abituati anche ad altri palcoscenici che ci fanno così il regalo di suonare con noi nei nostri dischi, oltre ovviamente alla partecipazione di Carletti, che considero unica ed eccezionale, ma anche gli altri musicisti, ovviamente, insomma, siamo molto contenti di collaborare con loro. Che meraviglia! Sai, che cubo, siamo un duo, siamo voce e chitarra, ma in realtà poi i dischi sono abbastanza ricchi di strumenti. In realtà siete tu e Stefano, Luigi e Andrea, vero? Io e Andrea, che è l'arrangiatore, chitarrista. Andrea Orsini. Oh, ecco. Allora, naturalmente, ringraziando Riccardo Ameda, che è stata il nostro gancio, insomma, tutte le volte con Riccardo siamo veramente molto in sintonia, anche perché lei rappresenta delle formazioni, dei gruppi e non solo, anche degli artisti molto molto interessati, così come siete voi per i Metro Cubo. Sì, no, assolutamente. Riccardo è anche un'amica, oltre ormai, diciamo, è tanti anni che la conosco. Assolutamente. Una brava donna, insomma, ecco, oltre che professionista. Va bene, allora, certo. Luigi, ci vuoi anticipare altre cose? C'è un'uscita, l'uscita di un altro singolo, magari prossimamente, oppure andrete nelle piazze a fare i concerti, a fare... Quindi allora andrete in giro a proporre il vostro spettacolo in tutta Italia, nelle piazze d'Italia, facendo spalla magari anche a non solo Nomadi, che dici? Beh, intanto iniziamo con loro, siamo di nuovo ospiti al 25esimo tributo ad Augusto D'Aoglio, che si farà a Novellara a febbraio, 18-19 febbraio, quindi saremo di nuovo su quel palco bellissimo. Assolutamente. E poi inizieremo a suonare un po', diciamo, da soli. Iniziamo qui da Roma, poi facciamo un po' nel nord e speriamo di venire anche giù a trovarvi. Assolutamente, noi vi aspettiamo a braccia aperte. Speriamo che questo possa avvenire, naturalmente, perché sarebbe veramente una bella cosa anche ospitarvi qui da noi, è vero. Grazie a Luigi, grazie al portavoce rappresentante di Perimetro Cubo, questo bellissimo pezzo Sei Scappata, lo abbiamo ascoltato per due volte e naturalmente lo metteremo in rotazione anche nelle nostre selezioni non stop della notte. Grazie ancora Luigi, a presto. Ciao, a presto, ciao. Grazie. Ciao. Ascoltala. Vivila. IRDM. IRDM, IRDM.